Sì, adesso ci occupiamo di sanità in Sicilia perché c'è un caso che riguarda l'ospedale Villa Sofia di Palermo e noi ne parliamo insieme all'onorevole Carmelo Pullara, vicepresidente della quarta commissione dell'Assemblea regionale siciliana che si occupa proprio di salute e sanità. Buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Un caso che appunto riguarda l'ospedale Villa Sofia di Palermo che approda alla commissione dell'ARS. Per quale motivo ci può raccontare cosa è successo? Beh, io ho riscontrato, guardando come fanno spesso tutti attraverso Facebook, così per dare un'occhiata sul mondo che succede, ho visto un video girato da uno sconosciuto, ma comunque postato con nome e cognome, quindi non anonimo, nel quale venivano, come dire, riprese delle immagini del pronto soccorso di Villa Sofia, che ho ritenuto, come dire, immagini non consone non solo a un pronto soccorso in un periodo, come dire, ordinario, ma soprattutto a un pronto soccorso in un periodo come quello che stiamo vivendo, di pandemia. Quindi, a parte l'aspetto, come dire, igienico in sé per sé, comunque la presenza di pazienti lungo il corridoio, barellati, e che mi è sembrato in assoluta carenza di assistenza, e quindi si vedevano non presenza di operatori sanitari, insomma, mi ha destato non solo curiosità, ma soprattutto allarme. Allarme perché? Perché ho richiesto immediatamente la convocazione della commissione vertici dell'azienda, non puntando il dito, perché vede, il problema non è verificare il fatto in sé, ma verificare perché il fatto è accaduto e quindi se la disfunzione di carattere interno organizzativo, ovvero la disfunzione è di carattere sistemico. Ecco, è quello il problema. Ieri lo descrivevo con un esempio a un altro, come dire, a un'altra testata, e gli dicevo: beh, se voi vedete un bambino che ha un comportamento scomposto rispetto a un evento, il problema non è il comportamento in sé, ma verificare perché quel bambino rispetto a un evento ha un comportamento scomposto. Qui la stessa cosa, verificare se il fatto in sé è un problema, come dire, di organizzazione interna, ma come dire, che è chiaro che bisogna immediatamente verificarlo, ovvero sistemica, perché c'è questo assembramento presso l'ospedale Villa Sofia, se è un fatto che avviene ovunque o avviene perché negli altri ospedali non c'è la ricettività dei pazienti e comunque in sé per sé dei pazienti in quello stato, in un periodo come questo dove il distanziamento e le precauzioni non sono mai troppe, tra l'altro leggiamo proprio in questi giorni di una impennata dei contagi, che era una cosa normale, cioè bisognava aspettarselo al netto del distanziamento. Perché alla fine il coronavirus è una, come dire, influenza modificata, più aggressiva, ma coincide con le cadenze influenzali, no? A novembre, a dicembre e poi la ripresa a metà gennaio, inizi di febbraio. Onorevole, lei ha chiesto un'audizione urgente della direzione aziendale del nosocomio palermitano, anche dell'assessore, del dirigente. Questa Dell'assessore. audizione ci sarà oppure no? Allora, io non ho visto ancora calendarizzata perché i lavori non si capisce bene se potranno riprendere domani, ma certamente la prima seduta verrà immediatamente calendarizzata. Non escludo che possa venire già domani mattina. In conclusione, giusto per chiarire come stanno le cose, anche in via informale l'assessore alla salute Ruggero Razza si è fatto sentire con lei? No, ad oggi no, fa peggio che come dire, non può fare a meno di verificare lo stato delle cose, così come invece per certo
so che la direzione dell'azienda ha già avviato, questo lo so per certo, una celermente e immediatamente un'attività ispettiva interna per verificare se, come dire, in effetti quello che si vede sia, tra virgolette, reale, il perché di queste disfunzioni e che cosa sia realmente accaduto. Devo dire che la direzione di Villa Sofia mi pare si sia attivata celermente, ma ripeto, il problema non è in sé cosa sia accaduto quella giornata, ma che il fatto non si ripeta o non sia ripetuto nel tempo, passato, presente e futuro, ovvero non sia un problema di sistema. Quindi sostanzialmente lei vuole capire se non è un modus operandi che è in funzione o se appunto si è trattato di una casualità, di un evento? Esatto, ma è quello il dato, perché se non in quel video, come dire, non vedendo operatori sanitari, delle due l'una, o non sono sufficienti e quindi bisogna procedere con ulteriori assunzioni. Ed è un'ipotesi del lavoro, no? Ovvero dobbiamo porre in essere, da un punto di vista non solo di personale, ma anche assistenziale, altri adempimenti. Faccio un esempio, gli altri pronto soccorsi assorbono pazienti? Questo è il dato. Ecco quando parlo di sistema. È stato chiarissimo. Ringraziamo l'onorevole Carmelo Pullara, vicepresidente della sesta commissione dell'Assemblea regionale siciliana che si occupa appunto di salute e sanità, per essere stato in nostra compagnia. Grazie ancora, buona giornata, ma soprattutto buon lavoro, e noi attendiamo anche di conoscere gli eventuali sviluppi. Assolutamente sì, ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori.